Ora vi dico com'è. Questa pasta è nata con le cose casuali che succedono, perché una volta avevo fatto un sughetto con i moscardini, poi sono arrivate altre persone a casa, non c'avevo sufficiente sugo per condire tanta pasta, ho detto ma che ci invento, e ci ho aggiunto il pesto. Risultato? Una pasta buonissima. E oggi ve la faccio vedere anche a voi. Allora, non ho i moscardini, quelli non è facilissimo a trovarli, però questi qui comunemente vengono chiamati moscardini, sbagliato perché sono polpetti, ma l'effetto, vi dico la verità, è simile, perché i polpetti si trovano sempre, i moscardini non sempre. Allora, casseruola per le cotture abbastanza lunghe, considerate che questo sughetto, tra una cosa e l'altra, ci vorranno circa un'ora di tempo. Allora, un bel giro d'olio. Così. L'aglio, un paio di spicchi d'aglio a dare sapore, lo lascio intero, così eventualmente si può anche togliere. E ora semplicemente, non aggiungo niente, prezzemolo, insaporitori vari, niente di niente. Ora devo semplicemente cominciare a far scaldare la casseruola e aggiungere i moscardini. Così, sono già puliti, questi sono già puliti, tolto il rostro e tutto. Non vi preoccupate, anche se dovete sovrapporli un pochino, questi si ridurranno tantissimo di volume. Guardate che cosa succede, sono passati appena 5 minuti, si sono ridotti oltre quasi la metà del volume. A questo punto aggiungo un po' di concentrato di pomodoro. Faccio sciogliere bene. Copro lasciando proprio un pochino di sfiato e ora si lascia fuoco basso e ora si lascia cuocere lentamente per un'oretta circa. Ci vediamo fra un'oretta. Guardate i moscardini come si sono ridotti. Tolgo l'aglio. Ora in questo sughetto ci metto i pomodorini, ma proprio all'ultimo, anzi vi dirò di più, no, l'acqua non sta bollendo, appena bolle l'acqua metto subito la pasta perché ormai ci siamo. Metto i pomodorini così, proprio all'ultimo, che danno quel qualcosa in più a questo piatto. Tagliateli a metà, in quattro, decidete voi. Aggiungo i pomodorini. Perfetto. Ora devo solo attendere un istante che l'acqua bolla e poi si cala la pasta. Considerate che come tipo di pasta io utilizzo queste mezze maniche lisce, che però è pasta fresca, quindi hanno una cottura un po' più veloce. È una pasta fresca straordinaria e poi dopo vi farò vedere, buonissima. L'acqua sta bollendo, sale e metto la pasta. Questa, tra l'altro, essendo una pasta fresca così, ha una cottura abbastanza veloce, in 5-6 minuti è pronta. La levo un minuto prima, così la facciamo mantecare per bene col sughetto di moscardini. A fra pochino. Ok, tolgo la pasta, un pochino in anticipo perché si finisce di cuocere nel sughetto. Guarda bella che è. Perfetta proprio. Ok.
un pochino di acqua di cottura. Ora si fa prendere bene il condimento, eh? Certo, con la pentola di ghisa non è il massimo per fare la pasta, però secondo me lo trovavo un po' scemo ora trasferire il sugo in una padella, per cui anche se qui non si può, diciamo, manovrare facilmente, però si riesce a condire ugualmente bene. Questa è la cosa importante, proprio far prendere bene il sughetto alla pasta. Fantastico. Già così è perfetta, ma c'è quel tocco in più che la fa diventare quasi sublime. Spengo il fuoco, perfetto. Tolgo proprio la pentola, oppla, dal fuoco. Mi raccomando, questo sì, non lo fate con la fiamma accesa, è un peccato. E ora ci si aggiunge il pesto. Ecco qua il pesto. Che meraviglia che è. Ora si assaggia. Ho rincorso il moscardino e l'ho catturato. Ora vi dico com'è. Ma è di un buono, è veramente buona. Poi la verità è sempre la stessa, no? Poi quando uno ha a che fare con ingredienti buoni, il risultato come può essere? Buono. Questa fa parte della categoria per me, la mia personale categoria delle paste sorprendenti, cioè quelle, gli abbinamenti che fai, pensi sì verrà buono, poi quando l'hai fatto, l'hai provato, dici accidenti, che fortuna che ho avuto. Alla prossima.